Treccine, ma di pasta sfoglia. Ah, ecco, male. Cucina virtuale, sempre vestiti allo stesso modo, perché sempre con lo stesso cane, è sempre per lo stesso, per gli stessi video e quasi con gli stessi ingredienti, perché ho comprato una valanga di pasta sfoglia e devo impiegarla prima che scada, e quindi oggi faremo insieme delle golosissime treccine, che sono delle merendine squisite e super facili da fare per i nostri figli e per i nostri mariti. Ma sono le treccine tipo nastrine? Sono le treccine tipo nastrine con le farciture varie. Ah, e quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. È venuta fretta. Ora, ed ecco gli ingredienti per le treccine golose al cioccolato. Allora, innanzitutto un 30 g di grigli di noce, 25 g di burro, 40 g di gocce di cioccolato, un po' di Nutella o crema spalmabile, magari se ne avete una più sana di questa ve la consiglio, io devo consumarla perché ce l'ho da una vita, se no dovrei buttarla e mi sembra un vero peccato, oltre che un'ipocrisia, perché se non mangiassimo nulla di contaminato dall'olio di palma potrei capirlo, ma siccome ci sta che ogni tanto mangiamo qualcosa di questo, consumo la nutellazza e così ci togliamo il pensiero, poi non la ricompro per un po', non prometto la non ricomprarla a vita. Una bella pera, io ce l'ho bio, poi della pasta sfoglia fresca, io quella della Bel Bake, che è molto molto buona, la prendo alla Lidl e costa meno di un euro una confezione. Come strumenti un pennello, un coltello, una rotella per pizza per tagliare la pasta sfoglia. Ci occorreranno anche un 30 g di cornflakes o anche un 3-4 biscottini sbriciolati. E poi da ultimo, per guarnire le nostre treccine, anche dello zucchero a velo. Cominciamo subito. Come prima cosa sbuccio la mia pera e la taglio a fettine sottili. Adesso sbriciolo grossolanamente tutte le mie noci. Srotolo la mia pasta sfoglia e la divido più o meno in 4. No, senza più o meno, la divido in 4 in parti più o meno uguali, diciamo così. Dopodiché prendo un po' di cornflakes e li metto al centro di ogni rettangolino. Quindi prendo le mie pere e le adagio sui cornflakes. Prendo con un coltello la Nutella e la spalmo sui laterali della mia treccina, non abbondando, ne spalmo un velo sottile, quindi cospargo le noci sopra le mele, una manciatina di gocce di cioccolata e siamo pronti per comporre le nostre treccine. Pieghiamo la parte superiore e la parte inferiore, così rabbocchiamole in pratica. Tagliamo a striscioline i lembetti laterali e cominciamo piano piano a creare una sorta di treccina, facendo uno da una parte e uno dall'altro, quindi facendo abbracciare così i laterali del nostro fagottino. E voilà, e l'ultimo lo mettiamo verso il basso. Così, visto che è carina, facciamo la stessa cosa con tutte le altre merendine. Adesso mettiamo il burro a fondere in microonde per un 30 secondi. Con un pennello ripasso di burro tutte le mie treccine, che infornerò a 180 gradi forno ventilato per 10-15 minuti, finché non le vedrete belle sfogliate. Dopodiché usciamole dal forno e spolverizziamole di zucchero a velo.
Qualche altra raccomandazione? Mi raccomando, servire e godere di queste treccine meravigliose. Ed ecco le nostre treccine golose appena sfornate. Questa mi è anche caduta di faccia sul tagliere. Niente, si è solamente sistemata allora. È arretto un po'. Ma guardate, guardate la sfogliatura di questa pasta della Lidl. Sfoglia di quasi un centimetro, quindi ve la consigliamo alla grande. Quindi se è scaduta, sfoglia ancora di più quando scade? Sfoglia comunque. Ah, sfoglia comunque. Andate tranquilli. Bene, bene, bene. E ora mettiamo lo zucchero a velo. Sì, sì, lo zucchero a velo. No, devi stare su tu. Nevica sulle nostre. Prima su questa che è caduta, dai. Uno, due, tre. E quattro. Ed eccole qui. E scusate se riaccendo dopo aver tagliato, ma voglio farvi vedere l'interno. E ragazzi, vi assicuro un gusto spettacolare. Guardate, guardate che ricco, guardate come la sfoglia ha contenuto tutto dentro e non è strabordato nulla, nessuna delle merendine ha perso contenuto. È un sapore, mi sentite con l'acquolina in bocca perché ho dato un morso. Un sapore spettacolare, provatele e vedrete che non ve ne pentirete. Parola di golosa, ora veramente vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Bene, avete visto che simpatiche queste treccine? Lasciate stare le merendine industriali e provate le nostre merendine più farcite, più golose e più sane. E comunque industriali, perché la pasta sfoglia non l'ho fatta io. Se invece siete voi bravi e farete anche la pasta sfoglia, saranno veramente delle cosine homemade molto molto buone. Dovremmo farla la pasta sfoglia. Sicuramente, sicuramente la faremo. Se sentite questo farfugliare in sottofondo, non è una colonna sonora improbabile, ma è semplicemente mio figlio. È un bambino di 4 anni che rompe le scatole. E allora, dovreste vederlo, è su una sedia con un treppiedi che simula Anakis Skywalker. Anakis, Anakis, Ananas. Io lo chiamo Ananas. Anamas. Bene, va bene, allora non interessa. No, taglieremo tutto. Allora, e quindi, perciò, bene. Quindi provate le nostre treccine, diteci qual è la farcitura che preferite, dopodiché lasciate tanti commenti e merendate con noi il più possibile. Vi aspetto sempre anche sugli altri miei canali, Ombretta e Arte per te, e sempre qui sulle e noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Sulle vostre tavole. Ciao.